Mister Emanuele le fa subito una domanda sulla partita di domani. Paion, in quanto ex, potrebbe essere la nostra arma in più? Ma ringraziamo Emanuele e tutti quelli che ci ascoltano e che vorrebbero chiederci tante cose. E quindi Caio è un giocatore di qualità, la qualità non viene regalata ma viene acquisita negli anni, e quindi mi auguro proprio che possa veramente aiutarci in certe zone del campo con la qualità. Un altro tifoso ci scrive: vediamo pochi tiri da fuori area da parte dei nostri, c'è qualche motivo particolare? Me lo chiedo anch'io, come mai non riusciamo a arrivare al tiro, che probabilmente non abbiamo quei giocatori con queste caratteristiche. Ci stiamo lavorando tutti i giorni, ovviamente in allenamento, mi auguro già domani di poter vedere qualche tiro da fuori area. Emanuele le chiede: che obiettivi ha per il girone di ritorno? L'obiettivo è di mantenere compatto il gruppo, di aver trasmesso questo tipo di mentalità, e poi se abbiamo la continuità possiamo veramente migliorare tutti come qualità di gioco, come ricerca diciamo dell'obiettivo più importante, che è il risultato, e quindi io sono convinto che possiamo fare molto molto meglio. Perché secondo lei non possiamo permetterci un attacco Vlahovic com'è? Ma ho risposto tante volte, questa sarà una domanda che mi accompagnerà fino alla fine della stagione. Ne arrivano tante, sì. Perché se tu hai le due punte non puoi avere anche due mezze punte, perché nessuna squadra nel mondo possa giocare in questo modo qua, a meno io non sono capace. Se c'è un altro allenatore che gioca con due punte, due mezze punte, il regista e l'ala destra, allora forse magari sono fuori dal tempo. Però in certe partite lo si può fare. Chiaramente non vedendo due punti centrali ma una un po' più defilata, quello si può sicuramente fare. Ultima domanda, sempre sul reparto offensivo, di Francesco. Mister, è possibile vedere Ribéry e Caion insieme con davanti Dusan? Ma questa è una domanda interessante, come quell'altra, però va in contrapposizione con l'altra. Se tu si metti le due punte non puoi avere Ribéry e Caion, almeno da come vedo io il calcio. Però questa è una situazione interessante. Sta per terminare la rifinitura prima della partenza verso Napoli. Adesso ascoltiamo le parole di José María Caion. José María Caion, domani il tuo ritorno a Napoli, hai vissuto lì per tanti anni. Qual è il ricordo più bello che ti porti dietro da quell'esperienza? Direi i 7 anni meravigliosi che ho vissuto là. La verità, è stata casa mia, la gente è meravigliosa, i compagni, gli allenatori. A tutti quanti vi voglio molto bene, sarà un'esperienza un po' strana, però sono contento di ritornare, di vedere i miei ex compagni, di ritornare adesso allo stadio non più San Paolo, di Armando Maradona. Questo è lavoro, è calcio, loro sicuramente capiranno che adesso sto qua, che difendo questi colori, e speriamo di fare noi una bella partita. A Firenze come ti trovi? Ti sei trasferito con la tua famiglia? Bene, sono molto contento. Dal primo giorno che sono arrivato sono molto contento di come mi ha ricevuto la squadra, come ha ricevuto la città. La mia famiglia sta molto bene, le mie bimbe stanno alla grande, una bellissima città. Ce la goderemo dopo il Covid sicuramente meglio, perché adesso c'è poco da fare, ma la verità è che ci troviamo molto bene. Un tuo pensiero sulla partita di domani? Sarà difficile, comunque loro hanno una bellissima squadra, giocano da tanti anni insieme e si conoscono tutti molto bene. Dobbiamo fare soprattutto la parte difensiva molto bene, lasciare pochi spazi per loro, dopo quando c'è da attaccare farli soffrire, e quelle occasioni che avevamo fare gol. La squadra sta per partire verso Napoli e noi ci vediamo domani con i nostri appuntamenti. Forza Viola!